Beh, il mio superpotere probabilmente potrebbe essere la determinazione, cioè il prefissarsi degli obiettivi e impegnarsi con costanza e con tutte le proprie forze per raggiungerli. Definire un ruolo che potrei considerare quello dei miei sogni è difficile perché amo veramente la musica a 360 gradi. Probabilmente la risposta che darei in questo momento è quella dei ruoli da baritenore rossiniano, per cui ho un debole come Aureliano in Palmira o l'Otello. Sono fermamente convinto che nella vita bisogna porsi degli obiettivi estremamente alti, magari visti adesso possono sembrare impossibili da raggiungere, ma con la costanza e l'impegno, chissà, un domani ci si potrà arrivare. E se anche non si arriverà a quegli obiettivi, l'impegno e la costanza sicuramente ci porteranno molto vicino ad essi. Quindi, dove mi vedo fra 10 anni? Probabilmente nei migliori teatri del mondo a fare ciò che so fare meglio, cantare, come piace a me. La risposta potrebbe risultare scontata, ma certamente la musica è ciò che spinge la mia vita ad andare avanti e, come si suol dire, chi fa un lavoro per cui ha una passione non lavorerà mai un giorno nella propria vita. Da bravo italiano quale sono? Probabilmente la testardaggine. Quando ho un'idea e sono convinto di ciò che sto dicendo, tendo a portare avanti il mio pensiero, andando incontro anche a situazioni non molto piacevoli talvolta. L'Erzing è sicuramente un'esperienza formativa a 360 gradi. Ci sono nuove esperienze, si visitano nuovi posti e si conoscono delle persone che sicuramente possono aiutarci a migliorare noi stessi e a trovare quella che è la strada per realizzare i nostri sogni.